Bentornati nella mia libreria. Oggi sono qui per presentarvi un thriller che non mi è piaciuto. Il libro in questione di oggi è La bugia perfetta di Emily Elgar. Questo libro lo acquistai a 2 euro e qualcosa, usato su Amazon, però mi è arrivato perfetto, devo dire. Ma non mi è piaciuto, avevo letto tante recensioni negative dopo averlo acquistato, solo dopo ovviamente sono uscite queste recensioni. E quindi ciò mi ha spinto a non leggerlo mai. Quest'anno che sto recuperando un po' di thriller per smaltire la pila dei libri che ho qui in casa e vorrei darli via, cosa ho fatto? Ho letto un bel po' di thriller e questo non mi ha entusiasmato per niente. Innanzitutto, la trama è molto semplice. Ci sono 3 personaggi principali in questo libro. C'è Alice, che è un'infermiera e lavora all'ospedale, e ci sono 2 pazienti ricoverati. Uno è Frank, che è in coma proprio irreversibile, perlomeno così pare, e nella stessa stanza le viene messa un'altra persona in coma, che è Cassie, una ragazza che arriva tramortita da un incidente d'auto. Qualche pirata, diciamo, della strada, per sbaglio l'ha ficcata sotto con la macchina ed è scappato. Questa Cassie, che ha Frank o Frank, sta messa forse anche peggio di Frank. Frank è una persona che ha passato la sua vita a ubriacarsi e a gettarla via, nonostante una figlia che lo ama tanto, però ha subito il divorzio, come ci si aspetta da una persona che purtroppo ha perso di mano l'obiettivo della sua vita e si è lasciata un po' andare. Però io dico sempre, c'è sempre il tempo per rimediare. Se state attraversando un momento difficile, innanzitutto non scoraggiatevi e poi chiedete aiuto, è l'unica cosa che vi può salvare. Tolto il siparietto sociale mio, che mi sentivo di dire, che fa questa Cassie? Sembra non rispondere tanto ai trattamenti farmacologici, però porta un segreto con sé. Alice non si sa per quale motivo è attirata tantissimo da questa Cassie, proprio viene visceralmente attirata verso di lei e viene a scoprire anche il segreto che nasconde questa Cassie, tra parentesi. In più c'è una persona che tutte le notti va a trovare questa Cassie e manomette anche un po' i macchinari, diciamo, sta cercando di sabotarla. Tutto questo però viene recepito da Frank, l'altro malato in coma, che però si è risvegliato, non ha la forza di muoversi, riesce a muovere solo ogni tanto gli occhi, però lo vedono come gesto incondizionato, nonostante la figlia invece non perde la speranza e cerca in tutti i modi di farlo parlare e crede anche che il padre le stia rispondendo. Però purtroppo le infermiere sono convinte che non è così, che magari è solamente un gesto di riflesso che fa il suo corpo. C'è da dire che in questo ospedale è tutto molto funzionale, le infermiere sono dolcissime con i pazienti, c'è sempre qualche elemento negativo come in tutti gli ospedali, però diciamo che Alice non è l'unica a prendersi al cuore questi pazienti. Poi certo, Alice vuole per forza scoprire la verità di questa ragazza in tutti i modi e alla fine riuscirà a portare a galla tutti i misteri, diciamo. Comunque non è stato del tutto negativo, perché c'è molto molto di peggio forse, ma non mi ha entusiasmato tanto da lasciarmelo in libreria, ecco. Però non è un no bocciatissimo del tutto. Se vi piacciono i thriller, anche quelli un po' tipo La ragazza del treno, questi qui, io una possibilità al posto vostro gliela darei a questo. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto, io vi aspetto sempre qui nella mia libreria per un prossimo video, vi ricordo che se volete seguirmi trovate tutto sotto nell'info box e a me fa molto piacere, e noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi, ciao!